Potete andare a leggere l'info box della playlist dedicata allo psoas per avere qualche informazione in più, qualche accenno su questo muscolo importantissimo ma nascosto, che è anche conosciuto come muscolo dell'anima. È molto importante sia per quanto riguarda il nostro movimento, per il collegamento della parte superiore e inferiore del corpo, per altre miliardi di ragioni che vi vado ad elencare brevemente nell'info box, è legato e collegato anche alla circolazione e al buon funzionamento dei nostri organi addominali, oltre che alla parte ovviamente emotiva collegata alla reazione istintiva, quindi soffre molto questo muscolo in condizioni di stress, di sovraccarico emotivo, di costante tensione sia fisica che emotiva, e parlando dell'aspetto fisico ne soffre moltissimo proprio a causa della cattiva postura che abbiamo a causa appunto della nostra vita sedentaria o delle numerose ore passate magari in ufficio o in piedi nella stessa posizione statica. Quindi andiamo in maniera dolce e gentile a cercare di rilassare lo psoas, o meglio l'ilio psoas, perché in realtà si tratta di un gruppo muscolare, e iniziamo stesi sul nostro tappetino in posizione supina. Facciamo aderire bene le spalle a terra, pieghiamo le ginocchia e piantiamo i piedi bene a terra. Le gambe sono aperte più o meno alla larghezza del bacino e eventualmente, se questa posizione ci risulta scomoda o difficile, possiamo scegliere di posizionare le nostre gambe così magari col sostegno di una sedia. In alternativa le poggiamo tranquillamente a terra. Allora andiamo nella posizione di riposo costruttivo, quindi cerchiamo di riallineare, ricordare alla nostra colonna vertebrale qual è la giusta posizione e qual è il giusto allineamento, in modo che né muscoli né tendini vadano a soffrire di uno scorretto allineamento. Quindi indicativamente ci portiamo bene al contatto col tappeto, il coccige ovviamente è al pavimento, nella regione lombare dovrebbero passare all'incirca le dita di una mano. Ci rilassiamo in questa posizione, ci abbandoniamo, chiudiamo gli occhi e portiamo attenzione al respiro. Rilassiamo la zona addominale, la zona dell'interno coscia. Se preferiamo possiamo anche unire le ginocchia tra loro e tenere i piedi un pochettino più distanti, come è più confortevole. Inspiriamo ed espiriamo e percepiamo la colonna rilassata ed allineata. Immaginiamo questa energia che scorre lungo tutta la colonna, che in questo momento ha le sue curve naturali, non è ostacolata da blocchi o da tensioni. Quindi inspirando vediamo salire verso l'alto questa energia dal coccige fino alla base del nostro collo, ed espirando ciclicamente come un flusso continuo la lasciamo scorrere verso il basso. Se preferiamo possiamo anche incrociare le braccia sopra il petto, lasciando cadere quindi la mano destra oltre la spalla sinistra e viceversa, la mano sinistra oltre la spalla destra. Questo magari ci può aiutare a rilassare un pochino meglio le spalle. Inspiro ed espiro ancora una volta. Riporto le braccia lungo i fianchi.
E adesso andiamo ad effettuare qualche piccolo esercizio di tilt pelvico, così comunemente chiamato. Allora, inspirando, portiamo le nostre creste iliache verso il basso. Ci solleviamo leggermente col bacino e espirando invece andiamo a portare tutta la nostra colonna, anche quella che prima con la curva naturale della colonna rimaneva un pochettino sollevata dal tappeto, la schiacciamo bene al pavimento, l'ombelico verso la colonna e di nuovo inspiro su, salgo un pochettino con le mie creste iliache ed espiro, riporto tutta la schiena a contatto col tappeto. Inspiro su, il movimento è fluido senza forzature. Espiro giù, ombelico alla colonna. Un'ultima volta, inspiro su ed espiro giù. Benissimo, torno in posizione neutra e a questo punto avvicino un pochettino di più i talloni e i glutei se riesco. Lascio le mie mani al lato esterno dei piedi o dei talloni in base a quanto sono vicini ai glutei. Chiudo leggermente le ginocchia verso l'interno per preservare l'articolazione. Inspirando, schiaccio bene con i piedi verso il pavimento, attivo tutta la muscolatura delle gambe, del bacino e dei glutei e mi sollevo. Senza forzare troppo, non raggiungo la mia massima capacità, ma sollevo giusto un pochettino i glutei e la schiena da terra ed espiro lentamente vertebra dopo vertebra, sgrotto e torno a terra. Lo facciamo ancora 2 volte. Inspiro su, salgo e espiro giù, scendo. Ancora una volta, inspiro, salgo. Sento bene l'allungamento della parte frontale del mio corpo ed espiro, mi riporto lentamente a terra. Benissimo. Avvicino le ginocchia al petto, mi abbraccio e comincio ad ondulare un pochettino a destra e a sinistra. E poi vado a massaggiare la colonna per tutta la sua lunghezza, quindi dondolandomi indietro e in avanti. Se avverto dolore o tensione, posso anche in questa fase portare una coperta ripiegata sotto la schiena. Ok, aumento sempre di più la velocità fino a riportarmi in posizione seduta eretta. Benissimo. Bene. Da qui allungo bene la colonna e pian piano mi porto in posizione di quadrupedia. Sto sempre bene attenta a mantenere le ginocchia sotto le anche e i polsi sotto le spalle ben allineati. Anche qui le gambe sono aperte più o meno alla stessa distanza del bacino. Mi aggiusto, mi sistemo. Quando ho trovato la mia centratura, iniziamo con qualche sequenza di Marjariasana. Quindi ricordiamoci che il movimento parte sempre dalla colonna. Allora, inspirando, sollevo il coccige verso l'alto e curvo bene tutta la schiena, salgo, 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 avvicino le scapole tra loro e infine salgo su anche con la testa, mi allungo. Espiro, il movimento riparte dal coccige. Ok, lo spingo verso il basso, vertebra dopo vertebra, curvo la schiena, l'ombelico alla colonna e solo alla fine scendo con il mento allo sterno. Di nuovo inspiro, su col mio coccige, curvo bene la schiena, aumento un pochettino di più la curvatura se riesco e salgo, guardo avanti. Espiro, scendo. Mentre espiro, schiaccio bene con i palmi delle mani al pavimento. E qui le mie scapole si allontanano. Un'ultima volta, inspiro. Il movimento è fluido come acqua che scorre. Ed espiro, il mento è allo sterno e torno in posizione neutra. Benissimo, da qui se devo aggiustarmi mi aggiusto un attimino. Punto il piede della gamba destra che si allunga a terra
ed inspirando sollevo la gamba con il piede a martello, quindi è tutto ben attivo, non la sollevo né troppo in alto né troppo in basso, cerco di mantenere un'unica linea parallela al pavimento. Spingo con il piede verso il muro o la parete dietro di me. Inspiro ed espiro. Se voglio posso, quando sono stabile, allungare davanti a me anche il braccio opposto. Quindi in questo caso vado a stendere bene il braccio sinistro. Inspiro, facciamo lavorare il nostro core, il nostro addome. Ed espiro, torno in posizione neutra. Inspiro, stavolta allungo bene, distendo la gamba sinistra, punto il piede, sollevo la gamba parallela al pavimento. Sono morbida con il collo, non lo lascio cadere verso il basso, ma non accumulo tensione nella zona cervicale. Se voglio allungo il braccio destro in avanti e mantengo l'equilibrio. Inspiro ed espiro, tengo, spingo indietro con il piede sinistro ed espiro, torno. Benissimo, da qui se voglio posso fare dei piccoli cerchi col mio bacino per sciogliere un attimino la zona lombare e quando sono pronto vado a portare il mio piede sinistro e la mia tibia oltre il lato lungo del mio tappeto, quindi lo apro verso l'esterno. Allungo bene la gamba destra, facendo aderire tutta la pianta del piede al mio tappeto, aiutandomi ovviamente con il braccio sinistro, mantenendo le dita attive, vado ad aprirmi verso destra e sollevo il braccio, mi allungo verso l'alto. Inspiro, apro bene il torace, espiro, allungo bene la gamba, al prossimo inspiro, trovo la mia stabilità, attivo il centro, il core, il gluteo, gli addomini e sollevo con il piede a martello anche la mia gamba destra. E tengo. Se voglio aumentare un pochettino l'intensità e l'apertura toracica, oltre che ovviamente l'allungamento dei muscoli dell'addome e delle cosce, vado a piegare il ginocchio e con la mano la porto dietro e vado ad afferrare il piede, la caviglia o la tibia, portando un pochettino la gamba indietro. Mi apro bene ed espiro lentamente, sciolgo la posizione e torno in quadrupedia. Ok, dall'altro lato apro piede e tibia destra oltre il lato lungo del mio tappeto, allungo bene la gamba sinistra, stavolta alzo il braccio sinistro verso l'alto, mi sollevo, inspiro piede a martello, su da terra la gamba sinistra, spingo anche qui col piede verso la parete. E se voglio aumentare l'intensità, piego il ginocchio, con la mano cerco la caviglia e spingo un pochettino indietro la mia gamba. Apro bene il torace, non vado a forzare, non devo sentire dolore. Ed espiro, torno in posizione neutra. Benissimo, da qui ci portiamo in Adho Mukha, quindi puntiamo bene i piedi a terra, ci solleviamo con le cosce, manteniamo un pochettino le ginocchia piegate e ci spingiamo con il busto indietro avvicinandolo alle cosce. Le scapole si avvicinano l'un l'altro, le spalle sono lontane dalle orecchie. Cerco con lo sguardo l'ombelico. Pian piano inizio a stendere una gamba dopo l'altra, il mio coccige spinge verso l'alto. Ok. E se riesco, spingo con entrambi i talloni verso terra. Anche qui, se l'intensità è eccessiva, mantengo semplicemente piegate le ginocchia. Faccio qualche respiro qui, stendo bene tutta la colonna che di nuovo va ad allinearsi. Inspiro ed espiro, avverto ogni sensazione
che percepisco nella pianta dei piedi, nelle dita delle mani, nelle mie gambe, nella pancia, nella schiena. Rilasso anche il viso, che normalmente tendiamo sempre ad avere abbastanza corrucciato, magari teso a causa dello stress, dei pensieri quotidiani. Ci rilassiamo, lasciamo anche che la nostra circolazione vada ben bene anche verso la nostra testa, calmiamo il respiro. Respiri lunghi e profondi. Al prossimo inspiro, guardo avanti tra le mie mani e porto il mio piede sinistro, sollevandomi sulla punta del piede destro tra le mani. Se non riesco, ovviamente mi aiuto con la mano per portare la caviglia tra le mie mani. Il ginocchio destro scende a terra, così come il collo del piede. Inspiro, allungo bene la schiena. Se ho necessità, posso usare due mattoncini per appoggiare le mani un pochettino più in alto rispetto al tappeto. Inspiro, allungo bene la colonna, espiro, rilasso il collo e inspirando mi sollevo e porto le mani sul ginocchio sinistro. Sto sempre ben attenta a non fare questo lavoro, quindi non scivolo col ginocchio oltre la caviglia, piuttosto sposto ancora un pochettino la gamba in avanti se capisco che posso aumentare l'affondo. Quindi inspirando allungo bene la colonna verso l'alto ed espirando porto il mio pube verso il basso e in avanti, il mio bacino spinge in avanti. Non devo avvertire dolore, scelgo io l'intensità, va benissimo anche così, quindi riducendo ovviamente la distanza tra un ginocchio e l'altro, decido io, ascolto il mio corpo e pian piano con la pratica andrò ad entrare sempre più in profondità nell'asana. Inspiro ed espiro, mi abbandono, mi aiuto anche con la forza di gravità. Lascio scivolare giù il mio bacino. Se voglio aumentare un pochettino l'intensità, posso puntare il piede destro a terra e sollevare la gamba, eventualmente anche le braccia verso l'alto. Come voglio, come preferisco. Come il mio corpo sta chiedendo in questo momento. Benissimo, da qui riporto le mani a terra, porto indietro la gamba e torniamo in Adho Mukha, qualche respiro. Percepisco se avverto differenze tra una gamba e l'altra, o tra lato destro e sinistro del mio bacino, anche a livello di calore, di energia, di circolazione che va a confluire proprio in questo punto, a scorrere bene, a sbloccare le energie accumulate, i blocchi emotivi, lo stress cronico quotidiano, traumi che magari teniamo lì accumulati, che giacciono da anni e non permettono un equilibrio psicofisico adeguato. Adesso inspiro, porto questa volta il piede destro tra le mani, mi aggiusto, scelgo io l'ampiezza, sto sempre ben attenta che il mio ginocchio destro non vada oltre la caviglia, appoggio anche il collo del piede sinistro a terra e allungo bene. Non è detto che un lato e l'altro siano perfettamente simmetrici. Ad esempio, a sinistra io devo stare in questo caso più attenta perché tendo ad avere questo lato spesso più contratto, soprattutto a causa della postura scorretta che spesso mi ritrovo ad avere. Quindi in questo caso non vado a forzare eccessivamente. Inspiro ed espiro anche qui se voglio, punto il piede, sollevo la gamba, eventualmente anche le braccia, scelgo io. E benissimo, espiro entrambe le mani a terra, mi riporto in Adho Mukha di nuovo, allungo bene la colonna, stendo bene, rilasso il respiro, avverto questa sensazione piacevole di calore che pervade tutta la zona del bacino.
Inspiro ed espirando, piego le ginocchia, le porto se riesco alla stessa larghezza del mio tappeto. Posso portare eventualmente un supporto o sotto le ginocchia o sotto il mio pube, se ha aperto dolore o tensione, come un cuscino o una coperta ripiegata, e mi allungo pian piano, mi siedo sui talloni e mi allungo in avanti con le braccia fin dove riesco. Poggio la fronte a terra ed è così che andiamo a concludere la nostra pratica. Ci rilassiamo bene, allunghiamo bene la schiena e anche la porzione superiore dello psoas va a distendersi, a rilassarsi. Ascolto le sensazioni, le differenze che ha avverto nel mio corpo. Resto concentrata e raccolta su me stessa. E posso restare in questa posizione tutto il tempo che desidero. In alternativa posso anche chiudere le ginocchia, quindi andarmi a sedere proprio sui talloni e allungarmi allo stesso modo, come preferisco. Se voglio posso anche portare le braccia dietro e andare a cercare le dita delle mie mani sopra le piante dei piedi in questa maniera. Rimaniamo in Balasana, nella posizione del bambino, ci ascoltiamo e ci abbandoniamo agli effetti di questa pratica. Raccogliamo i frutti di quello che abbiamo sperimentato e vi ringrazio per aver praticato con me insieme e vi aspetto al prossimo video.